Il problema, infatti, per me non sono stati i funerali, io non ero presente, quindi non avrei mai saputo, ma è stata proprio la condivisione pubblica di questo video e le centinaia e centinaia di condivisioni accompagnate da, insomma, da cose irripetibili che non so più a dirlo, insomma. È il destino sempre di chi denuncia qualcosa, no? Io credo che non sia contro la mia persona, ma proprio il fatto di aver denunciato questa cosa, che era già comunque ampiamente pubblica. Sono sullo stesso piano del figlio del defunto professor Todini. Io non ho cercato la visibilità. Il figlio del professor Todini ha pubblicato, era mio dovere etico e morale, denunciare quello che stava accadendo. La visibilità avviene sempre quando si denuncia un fatto, non è la visibilità, è il fatto proprio di essere conseguenti agli atti. Un politico si esprime sempre per atti, quindi dopo la denuncia pubblica di un fatto che secondo me ha profili penali di liceità, si deve passare ai fatti. Io ho presentato ieri mattina la Digos una denuncia contro ignoti. Credo che in questo caso sia un po' diverso da quello per cui si è espressa la Cassazione, perché qui non c'è solo l'onoranza o la commemorazione di un defunto, qui c'è la propaganda fascista attuata a mezzo Facebook, cioè è la pubblicazione del video con le conseguenti condivisioni pubbliche che secondo me ha qualche profilo di liceità, però questo solo lo dirà un magistrato, non certo io. Però noi abbiamo una Costituzione che abbiamo difeso, una Costituzione che è stata anche oggetto di referendum in cui tutte le forze politiche si sono espresse, chiamandola addirittura la Costituzione più bella del mondo. Quindi nell'alveo di quella Costituzione noi ci dobbiamo muovere. E sono contenta, aggiungerò, che la condanna di questo atto non è venuta solo da me o dalla sinistra, mi è arrivata da tutti i partiti, sia di destra che di sinistra. Io ho accolto con grande favore che i senatori del Movimento 5 Stelle abbiano depositato al Procuratore della Repubblica un esposto contro questi fatti, un segnale positivo.